In queste tre ultime lezioni spero di riuscire a presentarvi una sorta di, non posso fare una biografia, ma una sorta di ricostruzione di che cosa, di come può essere stata la vita e direi i desideri, il programma che aveva in mente, insomma una specie di biografia di Gesù, cominciando dagli inizi e dove arriverò non lo so, certamente non riuscirò ad arrivare fino alla passione e morte, vedremo quanto tempo ci vorrà. Comincio dicendo come stanno di fatto le situazioni cronologiche. La mia fonte è sempre in gran parte Maier, cioè quello studioso il quale cerca di dimostrare quello che è verosimile che Gesù possa essere stato. Dunque lui fa un'osservazione dicendo che nel tempo di Gesù, negli anni in cui vive Gesù, la Galilea e anche la Giudea e volendo anche l'impero romano vissero una trentina d'anni di quiete, senza grandi guerre, cioè forse qualche momento di carestia e di freddo intenso, ma dal punto di vista dei comportamenti umani è stato un periodo quieto, tranquillo. Questo verrebbe dimostrato dalla durata dei governanti, che è molto lunga. E voi capite che quando le cose vanno lisce, uno mantiene la sua carriera per 20-30 anni, quando invece ci sono problemi gravi, è facile che ci siano dimissioni, cambiamento di personalità, eccetera. Ora, la situazione è questa. Tiberio è stato imperatore prima insieme ad Augusto e poi da solo dal 14 al 37, quindi tutta la vita di Gesù e dei primi cristiani è tranquilla. Erode Antipa dal 4 al 39, quindi per 35 anni è stato sovrano del suo piccolo regno che era a oriente della Palestina. Caifa, sommo sacerdote, dal 18 al 36. Quindi, come vedete, tutti sono rimasti tranquilli nella loro posizione. Sì, Erode Antipa, c'è stato il problema del Battista, però al di là di questo si è comportato in maniera normale, direi. L'unico delitto che si ricorda è l'uccisione del Battista. Può aver fatto anche qualche altra cosa a livello familiare, ma dal punto di vista della società, della politica, della vita quotidiana, tutto è rimasto tranquillo, in pace. Pilato dal 26 al 36, quindi anche lui in fondo, sono solo 10 anni, però per un romano che deve essere presente in un paese che non gli piace affatto, 10 anni sono già tanti. In ogni caso tutto il periodo di Gesù è sotto Pilato, che andava d'accordo con Caifa, che era la cosa più importante, che sommo sacerdote, quindi difensore della tradizione ebraica e il rappresentante di Roma, nonostante anche nel Vangelo si parli di qualche incidente, perché li abbiamo trovati, alla fine sono stati incidenti non di grave importanza. Quindi Gesù è vissuto in un'epoca in cui soprattutto la Galilea, ancor più della Giudea, era
una regione tranquilla, dove non è successo niente che storicamente venga segnalato come importante. La cosa è abbastanza interessante, perché la libertà di Gesù di inventare una riforma totale dell'ebraismo deve essere spiegata. Come mai gli è venuto in mente di fare tutto quello che ha fatto? Certo, se voi mi dite, ma è perché era figlio di Dio e gliel'ha detto Dio, allora vado a casa e siamo a posto. Questo è un modo per non affrontare la ricerca della realtà, non è un modo per ragionare seriamente. Allora è semplicemente, non la chiamo neanche fede, è semplicemente credulità. Cioè voglio crederci e basta. Invece bisogna capire come mai in un periodo così tranquillo Gesù ha sovvertito le tradizioni. Che cosa lo ha indotto a fare questo? Tant'è vero che alla fine è stato crocifisso, come se fosse un pericolo molto grave. Ce n'è stato qualche altro, per esempio nel 6 d.C. e poi dopo il 28-30 d.C., ma nel periodo nel quale è vissuto Gesù, che è praticamente 28-30, 28-30 e 36 mesi, perché vi ricordate, secondo i sinottici basterebbe un anno e qualche mese, con Giovanni si arriverebbe a 3 e allora si fa una media di 2 anni e mezzo, cioè 3 Pasque in 2 anni e 7 mesi, tra il 28 e il 30, in un periodo, ripete, dove Gesù ha sovvertito una quantità di abitudini, ha criticato il modo di fare degli ebrei, ha minacciato castighi di Dio, ha promesso azioni che avrebbero cambiato l'ebraismo e il mondo. Da dove viene questo modo di intervenire nella storia? Cerchiamo di ricostruirlo. Questo è lo scopo di questi 3 martedì, oggi il 19 e il 26, che vi rovinano le vacanze, ma in compenso vi danno da riflettere su una cosa che può essere importante. Evidentemente noi non sappiamo quasi niente di sicuro dell'infanzia di Gesù e della giovinezza di Gesù. I Vangeli dell'infanzia sono talmente diversi in Matteo e Luca che non servono a ricostruire niente di sicuro. Non siamo neanche sicuri, per esempio, se è nato veramente a Betlemme o se è nato a Nazareth e poi è andato ad abitare, o viceversa. Quindi non abbiamo la possibilità di ricostruire niente della sua nascita. La questione di una nascita virginale, anche questa è contesa da molti. Qualcuno dice che si tratta di una leggenda per favorire appunto la purezza totale di Gesù. Qualche altro invece, come la maggioranza dei cattolici, ritiene che sia un dato di fatto vero. Non abbiamo la possibilità di valutare la realtà concreta, e ci mancano anche le possibilità di cercare di indovinare, perché Matteo e Luca soltanto parlano di questo e presentano le cose in maniera leggermente diversa, perché la storia della nascita di Gesù, del Natale, in Matteo e in Luca è notevolmente diversa nell'uno e nell'altro. Della giovinezza di Gesù,
prima dei 30 anni circa non sappiamo assolutamente niente. Nessuno ne parla. Gli apocrifi li adoperiamo se dando l'impressione di conoscere qualcosa, ma per questo periodo di tempo si ha l'impressione che gli apocrifi raccontano delle leggende che cercano di anticipare nel tempo certi comportamenti che sono presenti nei Vangeli tradizionali. Quindi non abbiamo delle fonti che ci possano dire che tipo di lavoro, per esempio, faceva Gesù. Falegname può darsi, poteva anche essere fabbro, poteva anche essere uno che lavora con il ferro o con i metalli, perché il termine greco indica ogni lavoro su materiale duro, che può essere dal legno al ferro. È diverso. E non sappiamo in che cosa effettivamente faceva suo papà Giuseppe, putativo finché si vuole, e lui, il figlio del falegname, il falegname, ma si può anche tradurre con un altro termine. Non siamo sicuri di niente. C'è invece qualcosa che possiamo cercare di indovinare o di cercare di capire, ed è il comportamento, la relazione tra Gesù e Giovanni Battista. Cioè il punto d'inizio di una ricerca su quello che Gesù diventerà deve cominciare, può cominciare, da Giovanni il Battista. Maier infatti divide in due parti, sempre con decine di pagine, il Battista senza Gesù, Gesù e il Battista. Il Battista prima di Gesù e senza Gesù è presente anche nelle storie di esatto, cioè è conosciuto in libri non cristiani. Giuseppe Flavio conosce Giovanni il Battista, dedica a Giovanni il Battista notizie più ampie che non quelle che adopera per Gesù. In anni passati ho presentato, leggendolo, quello che Giuseppe Flavio dice di Gesù. Probabilmente è stato corretto da cristiani che hanno cambiato il testo originale. Il Battista invece viene nominato da Giuseppe Flavio e viene considerato un personaggio importante che ebbe un'influenza anche nella politica dell'area nella quale viveva. Per Gesù ha, ripeto, notizie non necessarie. Allora, qui però possiamo fermarci un momento, perché sappiamo che secondo i Vangeli Gesù è andato a farsi battezzare dal Battista. Non sappiamo perché gli è venuto in mente di fare questo. Dovremmo cercare di indovinarlo. Tra l'altro, il Battista non battezzava in Galilea, vicino a Nazareth, ma più a sud, vicino a Gerico, nel fiume Giordano, ma abbastanza lontano da Nazareth, se Gesù abitava a Nazareth. Quindi sembrerebbe di capire che Gesù avrebbe deciso di andare a vedere che cosa faceva il Battista.
questo ci farebbe supporre che aveva un'attenzione particolare per la religione, che partecipava a quei movimenti che al suo tempo già esistevano, come gli Esseni, i Cumranici, che volevano riformare il modo di onorare Dio caratteristico dell'ebraismo. Cercavano di trovare un modo più adatto alla situazione del momento. Ma io ho appena detto che era una zona tranquilla. Però questa zona tranquilla era probabilmente sentita come non meritata dalle persone. Cioè, per adesso tutto sembra calmo, non succede quasi niente, ma noi non siamo a posto con Dio. È probabile, cioè, che forse non i Sadducei, ma certamente i Farisei ragionassero in questo modo: non illudiamoci che Dio approvi il nostro modo di vivere, non addormentiamoci come se tutto andasse liscio. Per adesso tutto è quieto e in pace, ma abbiamo l'impressione che non si osservi come si dovrebbe la legge di Mosè. Questo lo si deduce anche dal Vangelo, perché anche Gesù cerca di commentare la legge di Mosè. Qualche volta prende atto che non viene osservata come si dovrebbe. Qualche altra volta dice che potrebbe essere migliorata e corretta. Fu detto agli antichi, ma io vi dico, è possibile che l'abbia detto e pensato. Probabilmente c'erano anche altre persone che prima di lui hanno pensato questo. Per esempio, appunto, i farisei, quali volevano che ci fosse una maggiore perfezione nell'osservanza della legge. Avevano paura che Dio si dimenticasse del suo popolo, il quale pensava soprattutto pubblicani e peccatori, pensava soprattutto a guadagnare più degli altri, a trovare un benessere e un po' di ricchezza più della maggioranza delle persone. Non accettava le fatiche normali di una vita per molti povera. Paradossalmente è stato osservato che in realtà Gesù non pare di essere povero. Viveva in una regione, la Galilea, vicino al lago di Tiberiade, nel quale la produzione del pesce era un motivo che dava a quella regione la possibilità di guadagni sufficienti per una vita mediocremente buona, forse più della Giudea. La Giudea collinare, cioè, è molto più difficile, come dice il seminatore. La parabola del seminatore fa capire come è difficile ottenere un raccolto di grano sufficiente. Il pesce invece che si pesca lassù e che poi si manipola in maniera che lo si possa conservare nel tempo, il pesce c'è, è abbondante. E Gesù, stranamente, è molto vicino a questa area del lago e del pesce, quindi non è un povero. Allora sorge la domanda: ma come mai gli è venuto in mente di
di occuparsi della religione. Cioè, e qui la risposta vorremmo averla, ma in realtà non ce l'abbiamo in nessun modo. Cerchiamo di indovinare. Gli deve essere venuto in mente che sentiva il dovere di fare qualcosa di analogo a quello che anche i farisei volevano fare. Cioè, bisogna migliorare il rapporto con Dio di questo popolo. Ripeto, ci piacerebbe capire che cosa lo ha spinto a questo. Non riusciamo a ricostruirlo con chiarezza, se non dicendo, cominciamo a dire che forse per curiosità è andato a vedere che cosa faceva Giovanni il Battista. L'incontro di Gesù con Giovanni il Battista viene infatti narrato nei Vangeli in una maniera un po' strana, perché Marco dice semplicemente che si fece battezzare. Matteo dà l'impressione che il Battista lo abbia riconosciuto come essere un essere superiore e gli abbia detto: ma sono io che dovrei essere battezzato da te. Sarà vero questo? Il dubbio di Maier è: quando Gesù diventa il Salvatore, il fatto che si sia sottoposto al battesimo del Battista diventa qualcosa che dà fastidio. Cioè diventa qualcosa che dice: ma se era veramente quello che poi ha dimostrato di essere, cioè il Santo di Dio, perché ha accettato di farsi battezzare da Giovanni il Battista? E cercano di giustificare facendo capire al lettore dei loro testi che l'ha fatto per dare il buon esempio agli altri, che l'ha fatto per dimostrare che apprezzava il desiderio del Battista di rinnovare le cose. E questo in Matteo è chiarissimo: sono io che dovrei essere e tu invece vieni da me. Lascia fare, mi compiere quello che Dio ha deciso. Ma questo, capite, che è una giustificazione posteriore, chiaramente, perché il figlio di Dio si mette a livello dei peccatori? E questo è il punto chiave. Adesso ci stiamo avvicinando al problema più importante. Per un cristiano, anche per un cristiano romano, per esempio, ma che bisogno aveva di farsi battezzare lui? Perché si è fatto battezzare se era il figlio di Dio senza peccato? Solo per dare un buon esempio agli altri? Ma allora è una farsa, è un'azione così di propaganda religiosa. Anche perché ad un certo punto sentiremo dire che Gesù stesso dirà: sì, no, il Battista era bravo, è il più grande di tutti i profeti di una volta, ma adesso il più piccolo nel regno di Dio è più importante del Battista. Allora ad un certo punto Gesù ha fatto capire che il Battista era l'ultimo profeta che era ancora del passato, bisognava andare oltre. C'è andato dal Battista, forse ha fatto finta di farsi battezzare. Cosa voleva provare in questo desiderio di andare in fila con gli altri peccatori
e farsi battezzare nel fiume dal Battista. Perché l'ha voluto fare? Ecco, questa è la domanda principale. Ora, c'è un vecchio biblista, che non mi ricordo più come si chiamava, ma dopo lo troverò, si chiamava Hollenbach, il quale ha detto che Gesù si sentiva peccatore. Altrimenti, se non si sentiva peccatore, tutto quello che ha fatto sarebbe qualcosa di esteriore che non è degno della sua serietà. E ha diffuso questa idea. Si sentiva bisognoso di perdono e volle mettersi in fila con i peccatori, non tanto per essere in solidarietà con loro, cioè facendo finta per dare il buon esempio agli altri. Può anche darsi che sia così, ma perché si sentiva lui stesso colpevole di qualcosa. Ora, questo è un punto delicato, ma secondo me è di grandissima importanza, perché ci farebbe capire che Gesù non si sentiva affatto, non pensava di essere il figlio di Dio impeccabile. Tenete presente che la teologia cristiana dice che non poteva fare peccato. Tant'è vero che il diavolo avrebbe tentato di imbrogliarlo, ma lui ha superato con facilità quello che dice il diavolo. E anche questo è un testo. E per di più, è venuta una voce dal cielo che ha detto chiaramente che non doveva, che non aveva bisogno di aiuti superiori, era in grado di vincere Satana con le sue stesse forze e lo ha fatto. Cioè c'è una piccola una contraddizione, c'è qualcosa che manca per farci capire qual è la vera attitudine mentale che io posso immaginare che Gesù abbia voluto vivere quando è andato a farsi battezzare dal Battista. L'idea del buon esempio per gli altri ci sembra qualche cosa di superficiale. Ci domandiamo se non ci sia qualcosa di più profondo. E questa riflessione viene ritenuta, non direi alla maniera di del Hollenbach, dicendo che si sentiva peccatore, ma fa capire la consapevolezza di Gesù che mantenersi come Dio vuole che siamo è difficilissimo quando si tratta di un popolo intero. Non esiste nel mondo un popolo santo che sia capace di essere benedetto da Dio perché è capace di osservare tutta la sua legge. Ci sono peccatori dappertutto e il peccato, che cos'è il peccato? Il peccato si presenta in mille forme, basta un momento di rabbia con una persona e di per sé
come ha detto Gesù, si dovrebbe andare nel Sinedrio, perché che uno dice matto al suo fratello merita di essere condannato dal Sinedrio. Ecco com'è la faccenda. Questo è importante. Questo paradosso di Gesù è la sua consapevolezza che bisognava che lui si immedesimasse nella difficoltà di mantenersi onesto, buono, gentile, generoso, sincero. In un popolo, tra l'altro, in un popolo tra i meno peggio tra quelli esistenti, ma che anche lì era inquinato per la necessità sociale, per la fatica della vita, perché bisognava necessariamente trovare il modo di sopravvivere, e che in fondo la maggioranza degli uomini era vittima che però oggettivamente poteva essere capita, denominata da Dio, come peccatrice. E allora si potrebbe dire che Gesù si è sentito solidale con questi peccatori. Ha capito che il peccato è una realtà sociale, non semplicemente individuale. Non si può non peccare, perché in certe situazioni è obbligatorio farlo. Se ci pensate, è quello che succede nella società attuale. Non si può non rubare qualche cosa, non si può non qualche, perché se si pagano tutte le tasse, che tra l'altro sono ingiuste, decise da peccatori che comandano senza interpellare il popolo, tenete presente che noi siamo totalmente in questi momenti, siamo nel mondo del peccato. Giustamente, la parentesi la chiudo subito, ieri a Rete 4 ho sentito finalmente tutti i commentatori dire: soltanto il Papa vuole veramente la pace, tutti gli altri vogliono semplicemente vincere umiliando la Russia. Questo è il peccato che stiamo vivendo adesso, ma ce ne sono di peccati così. Quindi Gesù capisce. La Russia è peccato? La Russia è peccato, certamente. Ma lo è anche l'Inghilterra. Lo sono gli Stati Uniti. Tutto il mondo. La smetta per piacere di non capire quello che sto spiegando con intelligenza. Ho fatto una domanda e ho avuto una risposta. Ecco, bravo, grazie, mi scusi. Era già chiara però la mia posizione. Gesù si è fatto battezzare dal Battista perché ha detto: anch'io sono dentro in un mondo di peccato. E vi posso leggere il testo del libro di Esdra. Mio Dio, sono confuso, ho vergogna. Dio mio, ho vergogna di alzare la faccia verso di te. Questo fa pensare anche al risorto, quando Tommaso dice: mio Signore e mio Dio, non ho creduto, dovevo credere, volevo mettere il dito nella cosa. Adesso ho vergogna. Quel mio Signore, mio Dio, non è la prova che Lui è Dio. È questo di Esdra.
sono confuso, ho vergogna, Dio mio, di alzare la faccia verso di te. Ripeto, è Tommaso, è Gesù. La tesi che voglio descrivere è che Gesù si è innamorato del Battista perché ha capito che bisognava far capire a tutti che non è una colpa singolare, uno non deve dire io sono meno buono dell'altro, meno cattivo, si può anche fare questo, ma che siamo bisognosi di un dono di Dio che ci aiuti a superare queste continue interferenze della necessità di sopravvivere che ci costringono ad essere noiosi, antipatici, desiderosi di guadagnare, che ci rendono la vita così difficile, così faticosa e alla fine non possiamo non cercare di afferrare qualcosa di possibile. Cioè siamo costretti e tutti noi anche oggi siamo costretti a fare questo. Perché non sappiamo, non abbiamo la possibilità, non è colpa, non c'è una colpa di ciascuna persona, c'è anche quella, ma è il mondo nel suo insieme che non è capace di autogovernarsi. E questo è il punto grave. E questo ho l'impressione che nessuno possa negarlo, anche a prescindere dalla questione guerra di cui oggi ci preoccupiamo. Noi lo sappiamo bene che ci sono tutti interessi personali dove ognuno pensa a se stesso. Quando Gesù dirà che il regno di Dio patisce violenza e i violenti lo afferrano, dice esattamente quello che la società di oggi continua a dover fare. Bisogna, non si può non imbrogliare qualche cosa, perché altrimenti si viene calpestati. Ecco, allora Gesù, adesso ho sbagliato forse a collocare la situazione nel mondo presente. Gesù apprezza i farisei, è la Chiesa posteriore che dà colpa ai farisei. Probabilmente Gesù li ha apprezzati, ma ha anche capito che manca una cosa nel fariseismo. Manca la preghiera a Dio perché ci dia una forza superiore. Questo è il punto. Allora nasce questa idea. Cioè Gesù deve impegnarsi a fare in modo, trovare la maniera di fare in modo che la presenza di Dio dia forza agli uomini. Ha bisogno di una, dopo la chiameremo la grazia, ha bisogno che Dio dia una dynamis, una potenza nuova. Questo nasce così, questo concetto del regno di Dio. Il regno di Dio nasce da questa consapevolezza per cui dice a Giovanni lascia fare, per adesso devo mettermi con i peccatori. Perché li capisco. Sono peccatori, ma non sono colpevoli. Posso finire di leggere Esdra. Mio Dio, di alzare la faccia verso di te,
perché le nostre colpe sono moltiplicate fin sopra la nostra testa, la nostra colpevolezza è arrivata fino al cielo, cioè siamo tutti colpevoli, è questa solidarietà nell'essere colpevoli. Probabilmente nel corso, andando avanti, Gesù dovrà correggere la scelta iniziale, perché infatti il Battista ha l'impressione che è come se il Battista, avendo sentito che anche Gesù, Giovanni dice che anche Gesù cominciò a battezzare, questo lo dice soltanto Giovanni, non sappiamo se è vero o se non è vero, perché quello che c'è nel Vangelo di Giovanni è sempre, può sempre essere una sua personale fantasia. Tra l'altro non dimenticate che nel Vangelo di Giovanni non si dice che Gesù è stato battezzato dal Battista, non esiste, non c'è nessun battesimo di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni c'è soltanto scritto che Giovanni il Battista vide passare Gesù e gli disse: ecco l'agnello di Dio. Ma non si dice che Gesù è stato battezzato da Giovanni. Il Vangelo di Giovanni non conosce un battesimo di Gesù, perché il Vangelo di Giovanni è il Vangelo, direi, del Cristo Dio, ignora completamente che Gesù è uomo. Il Vangelo di Giovanni è Dio che recita da uomo, ma non lo è. Tant'è vero che alla fine non muore neanche, cioè muore, ma appena messo nel coso evapora. Le donne lo trovano la mattina, ma lui è scappato fuori subito dal sepolcro, o si può pensare che è scappato fuori subito dal sepolcro. Tant'è vero che alla mattina incontra e dice: non è riconosciuto perché è sempre il giardiniere, e dice alla Maddalena, ecco. Quindi se non altro, forse si può dire, magari ha dormito lì il sabato, o come inventa Matteo è andato agli inferi. Comunque non è stato nel sepolcro neanche un secondo. Eventualmente, secondo quello che raccontano le leggende della Pasqua, perché quelle della Pasqua sono tutte leggende, non c'è niente di storicamente verificabile, lui è andato a cercare Adamo e Abramo per tirarli fuori da là e portarli verso Dio. Quindi è andato negli inferi per salvare Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi lui nel sepolcro non c'è mai, cioè l'hanno messo, ma appena messa su la pietra, puff, lui è scappato via. Questa è la leggenda, fatta con un G solo, diventa una cosa seria. La leggenda, cioè la interpretazione umana della superiorità di Gesù a livello umano, uguale divinità di Gesù. Adesso però quello che mi sembrava, scusate se lo ripeto ancora, è proprio questo. Questa concezione del peccato, che non è quella che poi è diventata tipica del cattolicesimo, per cui si devono dire i peccati che si sono fatti dicendo il numero, il tipo, la cosa che adesso i confessori ti impediscono di fare, perché quando vai a confessarti e gli dici: dunque ho fatto questo, ti fermano e ti dice: vada avanti. Ecco.
l'elenco, direi quasi psichicamente egoista, io ho fatto questo, come se tu sapessi, tu conosci quello che per te è peccato, ma non ti rendi conto degli altri peccati che tu fai senza sapere che li fai. Perché anch'io mi rendo conto che sono orgoglioso di fare queste lezioni così, e qualche volta faccio apposta per fare bella figura. Oddio, non è un gran peccato, lo so, però tutti noi siamo, pensiamo a quello che riteniamo sia migliore per noi stessi, e molte volte sbagliamo quando cerchiamo di essere migliori per noi stessi. Allora la descrizione di quello che è stato Gesù è che Gesù ha imparato dal Battista che bisogna rendersi conto che anche l'uomo più santo, più apparentemente buono, è comunque contaminato dalla società peccante e peccaminosa. Quindi bisogna fare una riforma, qualche cosa di nuovo, che deve essere completamente diverso da quello che c'era prima. E la diversità sembrerebbe di capire, ma questo forse riusciremo a vederlo andando avanti, sarebbe avere fiducia in una forza nuova che Dio potrebbe dare al mondo se il mondo la chiede e se la accoglie, che è il concetto di regno di Dio. E sembrerebbe che Gesù si dedica a questo, vuole cioè cercare di trovare il modo innanzitutto di pregare Dio, e infatti lui prega da solo, questo l'ho detto tante altre volte, e sembra di capire che Dio lo ha aiutato, sembra di capire, perché qualche volta riesce perfino a fare un miracolo, a guarire. Ma la cosa importante, secondo me, è proprio questo inizio, in questo modo. Ha imparato dal Battista. Quando poi il Battista viene e gli dice: ma insomma, io mi aspettavo che tu fossi più severo di me. Perché il Battista, in fondo, innanzitutto credeva che un gesto esteriore come un bagno nell'acqua potesse essere decisivo, e probabilmente Gesù, che magari, come dice Giovanni, ha provato a battezzare, poi ha smesso, si è reso conto che non è sufficiente, perché in fondo rimane essere qualche cosa di esteriore, che può perfino fare pensare a una persona: ho fatto il bagno con il Battista, adesso sono purificato. Ma questo già il Battista l'aveva detto: attenti, razza di vipere, perché voi fate finta. L'altro è alla radice dell'albero, perché voi fate finta. E quindi ha capito che l'esteriorità del battesimo di Gesù non funzionava, del Battista non era sufficiente. Per questo ha detto che adesso l'ultimo nel regno dei cieli è più importante del Battista. E allora nasce questa idea, questa necessità di annunciare una vicinanza del regno di Dio.
Quindi l'idea di dire sta per venire il regno di Dio sarebbe nata dalla riflessione su questa esperienza. Il Battista ha ragione, ha capito quello di cui abbiamo bisogno, ma non ha trovato la vera soluzione. La vera soluzione devo cercare di trovarla in un altro modo, deve essere qualcosa di veramente diverso, bisogna riformare tante cose. E secondo me è già molto tutto questo. E devo stare attento che per peccato non si intenda la trasgressione di qualche singola legge come se fosse una specie di eccezione nel corso della vita di una persona. Mentre in fondo lui per peccato intende soprattutto la debolezza umana e la difficoltà, se non addirittura qualche volta l'impotenza, dell'autocontrollo. Quello che manca a noi, e a me certamente ne manca moltissimo, è proprio quello dell'autocontrollo. Cioè non alzare la voce, sta attento, non gridare. Quell'altro però, l'ideale che era quello di Andreotti, è gentile, ma anche lui è furbo e inganna. Cioè l'uomo è necessariamente lontano da Dio. Non, capite? E direi che a favore di questa scelta si potrebbero trovare una quantità di salmi. Cioè molti salmi ragionano in questo modo. Cioè chiedono a Dio di perdonarmi anche se non hanno un elenco di cose da raccontare. Tra l'altro direi che questa consapevolezza di essere tutti peccatori e non distinguere, quello lì è peccatore, io invece sono a posto. Questo probabilmente è il peccato più grande che si possa fare. E è quella mancanza di solidarietà che invece occorre che ci sia. Quindi la figura di Gesù sarebbe nata con questa intenzione e mi pare che sia una cosa di notevole interesse. Per aiutare tutto questo ha cominciato a parlare, ripeto, dell'attesa di un regno di Dio. E allora sorge... Qui bisogna fare un salto in avanti rispetto alle pagine di Vangelo. Che cosa intende lui quando dice regno di Dio? Se noi andiamo a leggere i primi capitoli del Vangelo, non riusciamo ad arrivare a comprendere niente, perché nel Vangelo di Matteo all'inizio c'è il discorso della montagna. Ma il discorso della montagna è certamente molto avanti nella vita di Gesù. A parte che è un'idea di San Matteo scrivere le cose in questo modo, ma suppone che Gesù abbia già fatto un'esperienza, abbia già provato a chiamare una persona, vedere come ha risposto, capire come si deve trattare il povero, come si deve trattare il ricco. È qualcosa che deve venire dopo parecchio tempo. Matteo lo mette all'inizio, ma è anche giusto perché Matteo non sta raccontando la vita di Gesù, sta raccontando il dovere dei cristiani perché vadano in paradiso, che è completamente diverso. Se uno vuole ricostruire la vita di Gesù, deve andare a cercare da qualche altra parte dove ci sono degli interventi di Gesù che potrebbero avere una che sono portatori di una
di una fantasia differente. E quello che voglio leggervi è soprattutto la prima cosa che adesso vi dico. È una lui dice che bisogna rendersi conto che siamo a una svolta della storia di Israele, perché, ecco, qui forse ha sbagliato. Lui è convinto che prestissimo ci sarà un intervento divino che potrà essere salvezza per molti, rovina per altri. Ecco, anche qui bisognerebbe domandarsi, ma da dove gli è venuta questa idea? Perché lui dà l'impressione che il regno di Dio sta per venire, è molto vicino. Questo è quello che avevo già detto precedentemente. Viene il regno di Dio, ma il regno di Dio è in gran parte il giudizio, il castigo. Ora vi dico che molti verranno da Oriente e l'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. I figli del regno, invece, saranno cacciati fuori nelle tenebre. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Questa è una delle frasi di Gesù che Maier dice è importante. Non siamo sicuri che l'abbia veramente detta lui, però Luca ce l'ha anche lui questa frase leggermente differente. Questo testo deriverebbe dalla famosa fonte, la fonte Q, quella di Matteo e di Luca, non da Marco. Infatti in Marco non c'è questa idea. Questa fonte dei detti di Gesù è una delle più antiche che noi possediamo. Non siamo sicuri che Gesù abbia usato queste stesse parole, però abbiamo l'impressione che siano così radicalmente forti che è più facile che le abbia dette Gesù che non un cristiano posteriore. In Luca dice dunque, là sarà pianto e stridore di denti quando vedrete i profeti, tutti i profeti, vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciati fuori, facciati fuori e e gli altri, quelli che vengono, siederanno a mensa nel regno di Dio. Cioè, al posto vostro verranno altri. Questa è una frase molto dura. Qui si potrebbe dire l'hanno inventato i cristiani, è posteriore a Gesù, è anti-ebraica. È molto incerta qui la cosa. Però questa idea di persone dall'Oriente e dall'Occidente, non ebraiche quindi, almeno non necessariamente ebrei, o sta parlando soltanto degli ebrei della diaspora. Ecco, qui nasce un'altra grande domanda. Gesù ha preceduto veramente Paolo, il quale andrà dai pagani e finirà per dire
che tutto quello di ebraico lo butta via perché non serve più a niente, perché non c'è più differenza tra pagani ed ebrei. Questa è un'idea di Paolo? O è un'idea che Paolo prende, accetta, ma che c'era già nell'idea di Gesù? Solo che nell'idea di Gesù non c'è semplicemente la venuta dei pagani e direi la dimenticanza degli altri, perché in fondo Paolo è interessato ai gentili che credono, ma soltanto nell'ultima lettera, nella lettera ai Romani, dice quelle famose parole: vorrei essere anatema e vorrei che si salvassero anche gli ebrei. In Gesù la cosa è molto più forte, perché pare che dica: al posto vostro il regno di Dio sarà un giudizio e voi vedrete che verranno da tutte le parti e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa idea del sedere a mensa è presente anche a Qumran, per esempio, dove vive questa comunità, dove mangiano insieme. Vuol dire una vita comune, alla quale partecipano chi? Anche i non ebrei, forse, e gli altri invece vengono giudicati, cioè la severità del giudizio. Ecco, questa idea di regno di Dio che spacca in due il mondo, che è regno che giudica, risale veramente alla predicazione di Gesù? Voi capite che questo allora ci fa comprendere perché molti ebrei non l'hanno accettato. Il fatto che gli altri non l'abbiano accettato non è caratteristico di questo, questa specie di severità nei confronti, perché poi ci sono tutti gli altri testi nei quali sono ipocriti, osservano le cose da poco e non osservano le cose grandi. C'è questa idea fondamentale di una venuta di Dio che sarà un giudizio severo, severissimo, per cui bisogna decidersi subito. Tra l'altro c'è un altro concetto che si collega a questo, è quello del perché il regno di Dio è, e questo l'abbiamo visto anni fa, entos humin. Entos vorrebbe dire dentro, humin vuol dire voi. Significa è dentro di ciascuno di voi, nel senso che è dentro nella vostra coscienza, o significa che è in mezzo alla vostra società, cioè in mezzo a voi? I due significati in greco sono entrambi equivalenti e possibili. Non verrà, no, la cosa è, non verrà al di fuori. È una frase che si legge più avanti nel testo, l'abbiamo letta anche in Luca in una di queste domeniche. Il regno di Dio non viene dall'esterno, non è come la Domenica delle Palme. Non è qualche cosa che viene esteriormente, con uno che ha la corona in testa. No. Per regno di Dio si intende una presenza interiore del giudizio di Dio. Non c'è nessun rito, nessun rituale. Ecco perché non gli va più bene la questione del battezzare. Tra l'altro, il battesimo
Gesù non l'ha più adoperato. La Chiesa recupererà il battesimo d'acqua, accompagnandolo però con il battesimo che sostituisce l'acqua che non c'è, eccetera, eccetera. Ma probabilmente Gesù non aveva nessuna intenzione di mettere il battesimo come necessario, indispensabile per essere aiutati da Dio. Tutto questo è roba della Chiesa posteriore. Si potrebbe cancellarlo. Questa è roba che Gesù non ha mai detto. Ci sarà magari negli Atti degli Apostoli, come complimento, come specie di... dove anche lì non è il punto iniziale. Il punto iniziale è che arriva lo Spirito Santo. E una volta che è arrivato lo Spirito Santo, facciamo anche un senso esteriore di purificazione con l'acqua, è un simbolo. Ma sembrerebbe di capire che secondo Gesù l'azione di Dio è un'azione che va dentro o all'interno delle coscienze o in maniera che è molto simile all'interno della società, dei gruppi. Cioè arriverà una potenza di salvezza se deciderete di vivere insieme e di avere tra di voi una sorta di regolamenti, di leggi, nuovi comandamenti per vivere in una comunità di persone. E allora sarebbe una specie di rifacimento, di rilettura dei doveri dei 10 comandamenti, del discorso della montagna, cioè come ricostruire i legami della società. Cioè che cosa significa governare, mangiare, e per esempio tutte quelle parabole che vengono raccontate per dire il regno di Dio è simile a, sì, ma che cosa? A uno che compra, a uno che vende, a uno che semina, a una donna che fa da mangiare. Ecco perché il Maier dice, il quinto libro che mi avete comperato e regalato, vi ringrazio di averlo, dice, è pieno di parabole, cioè di esempi per far capire che il regno di Dio non si può definire che cos'è, ma bisogna riflettere su una quantità di abitudini umane, di caratteristiche della natura, di influssi che ci possono essere senza che uno se ne accorge, che spingono uno a star bene e l'altro a star male. Cioè una specie di conoscenza globale degli effetti della convivenza. Per cui bisogna trovare un modo di diventare una società diversa, una società in comune, ispirata da una nuova Torah, cioè da un nuovo modello di vita sociale. E questo è interessante. Ed è un'altra delle caratteristiche, certamente, del Gesù storico. E qui, questo lo dirò la volta prossima, lasciando che adesso ho l'impressione che siamo già vicini. Ah, sono già le 7 passate, quindi devo smettere. Lui cercherà di dire, per esempio, non giurate più.
non dovete giurare. In un mondo dove bisogna giurare è un mondo osceno, è un mondo di gente malfidente che non dà fiducia. Deve venire un mondo nuovo. Non digiunate, ma perché qualcosa serve digiunare. Cosa credete di ottenere digiunando? È tutta vanità vostra. Ecco, questo lo riprenderò andando avanti. Cerco di dire, e ho ancora due volte la possibilità per continuare. Quello che mi interessava oggi era soprattutto questa idea della visione diversa del peccato. Il peccato è una realtà, è veramente l'antidio che è nella natura stessa dell'uomo. Per cui deve nascere una comunità che sia divinamente ispirata. Ecco perché dopo la Chiesa farà i monasteri e non riuscirà mai ad esistere come Chiesa nella società, perché è impossibile nella società. E allora dovremmo dire che probabilmente Gesù ha sognato un mondo impossibile e gli evangelisti e quelli che sono venuti dopo hanno dovuto cercare di rappezzare le cose per inserire alcuni miglioramenti, alcuni consigli, alcune strutturazioni, perché era stato un sognatore Gesù. E quello che lui cercava di poter trovare non sarebbe mai avvenuto. Ma di questo parlerò la volta prossima.